Angelo Mammì, di nuovo allo stadio Marcello Torre di Pagani, come quando nel 1973 ne calcava il tappeto verde, appassionato protagonista dei campionati in Serie D degli Azzurro Stellati. Il nome di Angelo Mammì è legato in particolar modo però al Catanzaro, che lo acquistò nel 70. La sua prima stagione nel club calabrese lo vide autore di 10 gol, dei quali uno di testa nello spareggio valido per la promozione in Serie A, una prodezza che gli meritò il soprannome di Testina d'Oro. A 10 anni esatti dalla morte, l'amministrazione comunale di Pagani ha voluto intitolargli la strada d'accesso ed il piazzale antistante il campo sportivo, a imperitura memoria di un ottimo calciatore e di un uomo dal carattere ruvido e l'animo immacolato. Alla cerimonia di stamane è presente la moglie, i figli ed un altro piccolo Angelo Mammì. Gli mancava solo un pallone per essere proprio uguale al nonno. Al di là forse della ruvidezza del suo carattere, che esprimeva però tutta la passione, ecco, per i giovani, per la valorizzazione dei giovani. E dico che Pagani ha reso questa mattina un prezioso omaggio, ecco, a un uomo di sport e come educatore, ecco, della gioventù. Personalmente, ecco, io lo posso ricordare non solo come collaboratore nella guida della scuola calcio a Santa Maria degli Angeli a Nocera, ecco, ma lo ricordo ancora di più come amico e, diciamo, come fratello. Per voi era solo il papà, ma in realtà Angelo Mammì ha lasciato una traccia indelebile dovunque si sia trovato, in particolare nella terra dell'Agro. Sì, beh, un papà magnifico e una persona di sport magnifica altrettanto, per cui siamo particolarmente emozionati oggi ad avere questa riconoscenza da parte dell'amministrazione Gambino, che ringraziamo di cuore ovviamente, e per cui siamo molto molto emozionati e contenti che papà abbia lasciato questo segno nel cuore della gente e della comunità paganese. Siamo proprio molto felici. Conoscevo di persona mister Mammì, un calciatore che ha dato tanto a Pagani, ma non solo da calciatore. Con lui abbiamo raggiunto la prima volta la serie professionistica, ma quello che ha dato di più Angelo Mammì è stato uno dei primi promotori delle scuole calcio a Pagani, in contatto con i giovani, in un mondo dove adesso specialmente il calcio è carente di valori, è carente di persone oneste. Ricordare Angelo Mammì oggi, una giornata del genere, secondo me è fondamentale. Ricordiamo un calciatore che non è di origini paganese, è nato a Reggio Calabria ma ha scelto poi di vivere a Pagani, di continuare qua la sua storia agonistica, la sua avventura, di puntare sui giovani paganesi. Forse uno dei primi movimenti che hanno iniziato ad operare nel sociale attraverso il calcio, che è lo sport più amato da tutti.